CIES è un'azienda italiana con sede a Lissone, è stata fondata nel 1980, per cui abbiamo una lunga storia alle spalle, nasceva come network industriale, poi si è evoluta con vari nomi, tra cui DMT, attualmente CIES. Produciamo trasmettitori per TV, radio e DAB. Siamo la prima azienda in Italia nel settore, la seconda in Europa, siamo un'azienda di circa 100 persone e siamo, direi, leader nel settore. E siamo in Albania per questo evento del nostro amico e partner locale TBS 96, signor Artan, con cui collaboriamo da parecchi anni. Presentiamo tutta la nostra linea di trasmettitori, come dicevo, TV, DAB e anche FM, che per il mercato locale sono apprezzati per la qualità e per la robustezza. E come novità, diciamo che anche se non è presentata ufficialmente in questo evento, ma il trasmettitore broadcast 5G che è stato presentato all'IBC recentemente durante la fiera a settembre, e siamo una delle pochissimi produttori a livello mondiale che hanno questa soluzione di 5G broadcast, e abbiamo anche già fatto un evento pilota assieme al partner austriaco RS durante lo svolgimento della MotoGP di Vienna di agosto. E come sempre abbiamo una branch di ricerca e sviluppo interna che ci permette di essere sempre al passo con le novità, e infatti siamo stati tra i primi promotori ad arrivare anche a questa soluzione, nella quale crediamo e speriamo che ci siano sbocchi futuri molto ma molto interessanti. E ripeto, adesso è un po' ancora allo stato embrionale, però speriamo che dia soddisfazione in futuro. In Albania invece attualmente siamo per questo evento piacevolmente invitati dal nostro amico Artan. Fabio Ranza, CIES, con TBS 96 Tirana per digitalprogression.tv.